Ognuno di noi ha la sua reputazione, la sua storia, la sua fedina penale, potremmo dire, no? Forse anche di noi, se qualcuno pensasse cose belle o dicesse cose belle, forse noi stessi ci rideremmo sopra. Noi che talvolta siamo rinchiusi nei nostri pregiudizi, nei nostri giudizi, talvolta anche all'interno delle nostre stesse famiglie, delle persone che stanno accanto a noi. Se qualcuno magari dicesse: perché non fai questo, perché non realizzi questa cosa buona, qualcuno sarebbe pronto anche a riderci sopra: ma dai, che deve fare? Ormai una condanna che ci pesa, che ci rattrista, che ci blocca. Ecco allora la forza del Vangelo, che è liberatrice, che può sprigionare in noi quelle forze, quella bontà sulla quale noi stessi neppure siamo capaci di credere e di scommettere. Allora dovremmo recuperare questa, potremmo dire, santa ingenuità di questo sacerdote. Dovremmo recuperare la forza che solo il Signore ci può dare per tornare bambini, per essere come questi alberi che si rinnovano. È possibile. Anzi, è proprio questo il miracolo che solo il Signore può compiere nella nostra vita, e mi auguro che possiamo davvero sperimentarlo.